incontrare. È arrivato il Papa Scolpianora in suo commento al Vangelo e alle sue parole. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo di oggi, tratto dal capitolo 10 di Marco, è articolato in tre scene scandite da tre sguardi di Gesù. La prima scena presenta l'incontro tra il Maestro e un tale che, secondo il passo parallelo di Matteo, viene identificato come giovane. L'incontro di Gesù con un giovane. Costui corre verso Gesù, si inginocchia e lo chiama Maestro buono. Quindi gli chiede: che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna, cioè la felicità? Vita eterna non è solo la vita dell'aldilà, ma questa vita piena, compiuta, senza limite. Che cosa dobbiamo fare per raggiungerla? La risposta di Gesù riassume i comandamenti che si riferiscono all'amore verso il prossimo. Al riguardo, quel giovane non ha nulla da rimproverarsi, ma evidentemente l'osservanza dei precetti non gli basta, non soddisfa il suo desiderio di pienezza. E Gesù intuisce questo desiderio che il giovane porta nel cuore. Perciò la sua risposta si traduce in uno sguardo intenso, pieno di tenerezza e di affetto. Così dice il Vangelo: fissò lo sguardo su di lui, lo amò, se ne accorse che era un bravo ragazzo. Ma Gesù capisce anche qual è il punto debole del suo interlocutore e gli fa una proposta concreta: dare tutti i suoi beni ai poveri e seguirlo. Ma quel giovane però ha il cuore diviso tra due padroni, Dio e il denaro, e se ne va triste. Questo dimostra che non possono convivere la fede e l'attaccamento alle ricchezze. Così alla fine lo slancio iniziale del giovane si smorza nella infelicità di una sequela naufragata. Nella seconda scena, l'Evangelista inquadra gli occhi di Gesù e stavolta si tratta di uno sguardo pensoso, di avvertimento. Dice così: volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: quanto è difficile per quelli che possiedono ricchezze entrare nel regno di Dio. Allo stupore dei discepoli, che si domandano: e chi può essere salvato?, Gesù risponde con uno sguardo di incoraggiamento e il terzo sguardo, e dice: la salvezza è sì impossibile agli uomini, ma non a Dio. Se ci affidiamo al Signore, possiamo superare tutti gli ostacoli che ci impediscono di seguirlo nel cammino della fede. Affidarsi al Signore, Lui ci darà la forza, Lui ci dà la salvezza, Lui ci accompagna nel cammino. E così siamo arrivati alla terza scena, quella della solenne dichiarazione di Gesù.
In verità vi dico, chi lascia tutto per seguirmi avrà la vita eterna nel futuro, è il centuplo, già nel presente. Questo centuplo è fatto dalle cose prima possedute e poi lasciate, ma che si ritrovano moltiplicate all'infinito. Ci si priva dei beni e ci riceve in cambio il godimento del vero bene. Ci si libera della schiavitù delle cose e si guadagna la libertà del servizio per amore. Si rinuncia al possesso e si ricava la gioia del dono. Quello che Gesù diceva, c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Il giovane non si è lasciato conquistare dallo sguardo dell'amore di Gesù e così non ha potuto cambiare. Solo accogliendo con umile gratitudine l'amore del Signore ci liberiamo dalla seduzione delle idoli e dalla cecità delle nostre illusioni. Il denaro, il piacere, il successo avvaliano, ma poi deludono, promettono vita, ma procurano morte. Il Signore ci chiede di distaccarci da queste false ricchezze per entrare nella vita vera, la vita piena, autentica e luminosa. E io domando a voi, giovani, ragazzi e ragazze che siete adesso in piazza, avete sentito lo sguardo di Gesù su di voi? Cosa volete rispondergli? Preferite lasciare questa piazza con la gioia che ci dà Gesù o con la tristezza nel cuore che la mondanità ci offre? La Vergine Maria ci aiuti ad aprire il nostro cuore all'amore di Gesù, allo sguardo di Gesù, il solo che può appagare la nostra sete di felicità. Angelus Domini, siavi Maria, e concepi lo Spirito Santo. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedetto frutto ventre tu, Gesù. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce Ancilla Domini, fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedetto frutto ventre tu, Gesù. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto frutto ventre tu, Gesù. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Gentis, digni officiamur promissionibus Christi. Gratiam tuam, quesum Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante, Christi fili tui, incarnationem coniovim, per passionem meius et crucem, a resurrezione gloria perducamus, preunde in Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidei te fontis, requiem aeternam donae, Domine, lux perpetua luce ad es, requiescam in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Et sum nunc et usque in saeculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Fecit caelum et terram. Benedictat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filio, et Spiritus Sanctus. Amen. Abbiamo ricevuto con grande dolore la notizia della terribile strage avvenuta ad Ankara in Turchia. Dolore per i numerosi morti, dolore per i feriti, dolore perché gli attentatori hanno colpito persone inermi che manifestavano per la pace. Mentre prego per quel caro paese, chiedo al Signore di accogliere le anime dei defunti e di confortare i sofferenti e i familiari. Facciamo una preghiera in silenzio, tutti insieme. Cari fratelli e sorelle, martedì prossimo, 13 ottobre, ricorre la giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali. Va purtroppo riconosciuto che gli effetti di tali calamità sono spesso aggravati da mancanze di cura dell'ambiente da parte di l'uomo. Mi unisco a tutti coloro che in modo lungimirante si impegnano nella tutela della nostra casa comune per promuovere una cultura globale e locale di riduzione dei disastri e di maggiore resilienza ad essi, armonizzando le nuove conoscenze con quelle tradizionali e con particolare attenzione alle popolazioni più vulnerabili. Saluto con affetto tutti voi, pellegrini, soprattutto le famiglie e i gruppi parrocchiali provenienti dall'Italia e da varie parti del mondo. In particolare, i diaconi e i sacerdoti del Collegio Germanico Ungarico, che sono stati ordinati ieri e che incoraggia a intraprendere con gioia e fiducia il loro servizio alla Chiesa. I nuovi seminaristi del Venerabile Collegio Inglese, la Confraternità della Santa Vera Cruz di Calahorra. Saluto i fedeli della parrocchia Sacro Cuore e Santa Teresa Margherita Re di Arezzo nel 50° anniversario di fondazione, come pure quelli di Camaiore e di Capua. Il gruppo Gesù Ama
che ha fatto una settimana di evangelizzazione nel quartiere di Trastevere. I ragazzi e le ragazze che hanno da poco ricevuto la cresima. E infine l'associazione Davide Ciavattini per l'assistenza ai bambini con gravi malattie nel sangue. A tutti auguro una buona domenica. E per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci. Padre Romano, questo angelo...